Ciccio, stai seduto, stai seduto. Ciccio, ehi, Ciccio, stai seduto. Nunzio, avvisami quando stai in diretta, Siamo già in onda. Ah, siamo già in onda. Siamo già in onda con Ciccio. Buongiorno, buongiorno, amici di Chichirichì. Buongiorno, oggi ho voluto fare lo scherzo di aprile, il pesce di aprile. Invece di mettere il pesce, ho messo a Ciccio. Ciccio, no, bravo, Ciccio, no, fai bravo, bravo. Sta tremando perché forse fa freddo. Non ti preoccupare, mo accendiamo il termosifone. Ciccio, vedi che ti do, Ciccio, da. Oh. No, non vuole manco giocare. Allora, amici, buongiorno, primo aprile. Oggi proprio siamo felicissimi, tutti gli italiani, specialmente le partite IVA, piccoli commercianti, bottegai, che da oltre un mese, due mesi al nord sono chiusi per motivi, diciamo, di coronavirus, per una questione di sicurezza. Da domani potete, come dire, lanciare un grossissimo sospiro di sollievo, perché arrivano finalmente gli aiuti, i favolosi ma scritta solo a parlare mi si riempie la bocca, 600 euro. Ma voi vi rendete conto, questi 600 euro che ci devono arrivare devono arrivarci proprio a breve, perché già da domani ha detto il nostro ministro Conte che si può fare la richiesta all'INPS, cioè domani, perché noi siamo tutti, diciamo, specializzati, computer, noi siamo Wishbone e Maccheron, quindi ci metteremo al computer per richiedere il PIN. Bisogna chiedere il primo PIN, poi il secondo PIN ci arriverà con un SMS sul telefonino, dopodiché dobbiamo farla, cioè semplicissimo, non vi preoccupate, è una cosa semplice. Comunque già da domani possiamo, come dire, accedere sul sito dell'INPS per ricevere queste 600 euro. Ma io sinceramente non so cosa fa, perché praticamente sono tantissime, cioè praticamente non so se comprarmi una macchina, un appartamento, una seconda casa, un garage, non lo so, perché cioè, è una somma diciamo esosissima. E poi mi sa che dal 6 aprile si possono fare le richieste per la cassa integrazione. Si può fare richiesta per la cassa integrazione. Anche lì ci dovrebbe essere un vantaggio, perché invece che deve anticipare, diciamo, lì fino a quando arriveranno i soldi, saranno le banche ad anticiparli. Quindi staremo a vedere se in effetti sarà una cosa efficiente. Comunque, poi un'ultima cosa, annunzio. Mi hanno detto che quella fotografia che ho messo, che ho postato ieri, era, diciamo, una fotografia di quando ero piccolo. Dice, mi hanno detto: ma perché non posti una fotografia, diciamo, di quando eri più grande? E quindi l'ho trovato, perché siccome sa, è la mia attività, ho trovato qua in effetti sono più grande. Ecco, vedi, Nunzio. La mettiamo meglio, facciamo vedere meglio. Sono più grande, ecco, qua sono più grande. Senti, Nunzio, ho saputo che anche oggi ci sono tantissimi disegnini che ti sono arrivati, e quindi io posso procedere. Vogliamo iniziare? C'è il primo disegnino di questa bimba, che dovrebbe essere una bimba molto piccola, se non sbaglio fa la prima elementare, dovrebbe fare la prima elementare, perché sta scritto qua Flavia prima E. Quindi, allora, per essere una bimba di prima elementare, diciamo, è proprio brava nel disegno, perché è stata molto precisa, ha fatto un arcobaleno, diciamo, trasversale, con delle linee trasversali, e poi ha scritto andrà tutto bene con un cuoricino. Quindi tanti, dall'altra parte, diciamo, il disegno te l'ha mandato prima davanti, qual è il davanti? Ah, scusami, non l'avevo. Ah, vedi? Quindi è double faces il disegno, giusto? Qui da una parte ha mandato, diciamo, e dall'altra parte invece, vedi, io resto a casa, andrà tutto bene, e vedi quando è stata brava. C'ha 6 anni, però è già molto 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 brava in queste quattro, diciamo, schemi, in questi quattro scemone, ma che no, cioè ha spiegato lo svolgimento, cioè cosa fa lei tutto il giorno in casa. E infatti, vedi, c'è qui con la mamma la prima sequenza, poi c'è la seconda sequenza, vedi, quando è brava, sta, vedi, no, e quindi vedi, sta mangiando, poi qui sta seduta che sta studiando, e vedi, e qua invece sta praticamente sta guardando la televisione. Brava, molto brava questa bimba, è stata veramente molto descrittiva. Poi c'è quest'altro disegnino
di Giuseppe. Giuseppe invece... Ah, non solo Giuseppe, scusami. Ah, scusami, avevo letto soltanto la prima. Quindi Giuseppe, Daniele e Matteo Quartarella hanno fatto questo disegno in società. E quindi, oh, vedi, ma stai notando che i disegni che stanno arrivando da qualche giorno si stanno un attimino scostando dai classici standard di disegni, diciamo, con l'arcobaleno. Qualcuno, vedi, sta facendo il creativo. Ecco, come in questo caso, vedi, hashtag andrà tutto bene. Oh, e vedi, questo il mondo, quindi tutto il mondo intero è riuscito a intrappolare il virus in una bottiglia, ha messo il tappo e quindi in un'ampolla, una bottiglia, ampolla. Ampolla, bottiglia, siamo lì e quindi mettendo il tappo, quindi tra un po' morirà asfissiato che non riuscirà più a respirare. Poi Nicola e Francesca, beh, questi devo dire che sono veramente bravi. Sono due fratellini sicuramente, ma sono veramente molto molto bravi. Ma guarda un po' che precisione a fare su tutti questi disegnini precisi a multistrato. Vedi, il primo strato l'hanno fatto con le righe, poi hanno fatto, diciamo, dovrebbero essere il sole che tramonta, secondo me dovrebbe essere. Particolare. È molto molto particolare, bravi, veramente bravi, sono veramente bravi. E poi qui sta scritto hashtag ce la faremo. Ah, quindi complimenti a queste altre due, a questo Nicola e Francesca, questi due fratellini. Poi c'è Vincenzo Moramarco, anche Vincenzo ha fatto un bel disegno, come vedete, originale, non ha messo arcobaleni, nuvolette, soli che ridono, ha messo il mondo e zic megalomane. Però questo Vincenzo Moramarco, secondo me da grande farà un dirigente, oppure farà l'astronauta, ecco, perché si è messo proprio al centro del mondo. Ora, non è che dice ma basta la Puglia, no, voglio stare al centro del mondo, e vabbè, e quindi ha messo questo mondo che ride e lui sta sul mondo, bravo. Oh, poi invece c'è Alberto Carbone, non sappiamo quanti anni ha questo Alberto Carbone, però dai foglietti a righe probabilmente forse farà la quinta elementare o alla quarta, si usano pure i fogli così a righe, non te lo so dire, che io mi ricordo che io ricordo che in terza elementare, non so perché se si usano ancora, si usava un quaderno, tu che sei più piccolo di me, Nunzio, in terza media, ti ricordi che non c'erano i quaderni a righe, c'erano due righe e poi c'era una riga più piccolina. Sì, quella c'era l'algebra. Ah, esiste ancora, non lo so, vabbè, comunque, dovrebbe fare questo bimbo dal modo in cui scrive, dal modo in cui scrive, a meno che non ha avuto qualche aiutino dai genitori, questo... Non lo possiamo sapere, però veramente, veramente bravo. Se inizia così già a fare, diciamo, queste poesie con le rime baciate, veramente complimenti, veramente bravo. E quindi, prima di tutto, ha colorato sì, ha colorato lo sfondo, diciamo, con i disegni dell'arcobaleno. E poi, diciamo, io vorrei anche leggerla, perché è veramente molto... Secondo me questa bisognerebbe farla, diciamo, mandarla in tutte le scuole elementari e gli asili e farla imparare ai bambini, perché è veramente bella. Allora, parte così. Da lontano sei arrivato e a Codogno ti sei fermato. L'Italia volevi visitare, ma non ti sei fatto amare. Verso sud stai scendendo e molti italiani stai colpendo. Le porte ti abbiamo chiuso, ma tu lo stesso ti sei diffuso. Andrà tutto bene, insieme gridiamo e buona scomparsa ti auguriamo. Bah, bellissima! Guarda, complimenti! Ma vedi, ha fatto le rime, proprio la metrica, proprio da un poeta, cioè da uno scrittore professionista, proprio bravissimo proprio. No, così è proprio bravo, bravo Alberto. Allora, mi sono dimenticato che ogni foto devo mettere i cuoricini. Mi dimentico, se non so perché non mi ricordi che devo mettere i cuoricini. Oh, vedi, faccio pure la risatina. Allora, devo fare una rettifica. Quando è stato ieri, se non sbaglio, Nunzio? Se non
due giorni fa. Vabbè, avanti ieri abbiamo mandato questo striscione, questo cartellone, vedi, lo stai mandando in onda, Nunzio? E avevamo detto che era stato realizzato da Filippo. Ci siamo sbagliati. E non è di Filippo, è di Gianni 6 anni e Flavio 2. Abbiamo sbagliato di nuovo. Arre. No. Gaia e Flavio. Ah, Gaia e Flavio. Ah, allora è di Gaia. Sì, sì, scusa, ho sbagliato. Quindi, riepilogando. Il bello della diretta è così, se no, andiamo a fare due sette. Allora, praticamente, due giorni fa abbiamo mandato, vediamo se lo dico bene adesso, due giorni fa abbiamo mandato più o meno due giorni fa questo striscione e avevo detto che era stato realizzato da Filippo, da Gaia e Filippo. Oh, invece siamo sbagliati, in effetti questo cartellone è stato realizzato da Gaia, che c'ha 6 anni, e Flavio, che c'ha 2 anni. Quindi a questo punto, se c'è qualcuno che si chiama Filippo e ci vuol mandare un disegnino, manderemo il disegnino di Filippo. Quindi Filippo, se ci sei, batti un colpo e quindi mandaci un disegnino, e quindi sarà il vero disegnino. Eh sì, vabbè, può capitare, perché giustamente non è successo. È su centinaia di foto. I disegni sono tanti. E quindi. E quindi diciamo, vabbè, abbiamo rettificato, però dobbiamo anche oggi salutare, vedi, Domenico e il fratello Attanasio, giusto? Qui Domenico è il fratello di Attanasio, giusto? E Attanasio è il fratello di Domenico, di Domenico, giusto? Sono due fratellini, oh, capito. Quindi salutiamo Domenico e Attanasio. Nunzio, chi abbiamo finito, quindi adesso a seguire c'è canale 2, mi sa che c'è Arturo, giusto? No. Oggi è il 1° aprile, è mercoledì. Ah, sì, scusami, oggi c'è Felice, giusto? C'è Felice, che salutiamo Felice. Felice, mi raccomando, vedi quanti libri ho messo qua dietro, quindi pure io ho i libri, soltanto che non li ho ancora letti, però... Eh sì, qua diciamo parla anche del pan di Altamura, questo libro, mo che sarà, diciamo, poi ti farò un regalo, ti regalerò pure questo libro che parla del pane. Vabbè, Nunzio, noi ci vediamo, quindi lo scherzo di 1° aprile ce l'hanno fatto, noi ci vediamo allora domani 2 aprile, giusto? Sì, giovedì. Ah, un'ultima cosa... Diciamo, siamo tutto sommato abbastanza soddisfatti, perché quindi da notizie che abbiamo sentito, ascoltato dalle televisioni di Stato, c'è proprio una discesa repentina dei contagi, quindi ci creste voi, tra 10-15 giorni la situazione dovrà ulteriormente scendere, quindi questa decrescita. Ah, e quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo, però non abbassare la guardia, non è che diminuiscono i contagi, usciamo, andiamo a fare, bisogna sempre, questo perché siamo stati abbastanza bravi, abbastanza diligenti a restare in casa, e quindi restando in casa è come il disegnino che ha fatto quel bimbo prima, è come restare in casa, è come mettere il virus in una ampolla e chiuderlo con il tap, quindi continuiamo a restare in casa fino a quando non ci diranno come fare per poter uscire di casa e quindi iniziare a condurre più o meno la vita di originari che facevamo, che uscivamo nel maccheron prima. Nunzio, vogliamo chiudere? Ok, amici, per oggi è tutto, ci vediamo domani, amici di Chicricchi Skype, state buone.